Ciao a tutti ragazzi, sono qua con il mio nuovo computer, computer basta, che l'abbiamo fatto, io l'ho fatto io insieme ad un mio amico, diciamo, che mi ha aiutato a costruirlo, dato che io sono un principiante, diciamo, in questi casi. Ok, poi abbiamo fatto un po' di video, quindi vi farò vedere un po' di video, però prima di farvi vedere i video, oggi, cioè vi farò vedere un po' com'è questo PC. Ecco, sono i cose. Ok, ho usato il processore AMD FX 4.0 o GHz 8 core, nel senso un AMD un processore 8350, uno degli ultimi processori dell'AMD 4.0. Perché ho usato un AMD invece di un Intel che ti fa aumentare anche FPS? Prima di tutto, per il mio budget, Intel non entrava nel mio budget perché prima di tutto costa un sacco. Poi niente, cioè diciamo che io sono più o meno un fan di AMD, cioè non ho niente contro Intel perché a me mi piacciono tutte e due, però un po' di più l'AMD. Comunque, cioè, non potete dire che non fai schifo perché ti piace l'AMD e sembra che l'Intel faccia schifo. No, l'Intel non fa schifo. Non ho detto che fa schifo, ho detto che ognuno ha la sua preferenza, io ho preso AMD e basta. L'Intel non è che a alcuni posti l'Intel è molto buono, per esempio l'i7 nuovo, la 4770K, mi sembra la Haswell, come lo chiamano alcuni. È potente più di questo perché praticamente un gioco che lui fa andare a 185 fps come massimo, vabbè, FPS dipende anche dalla scheda video che avete, se avete una 7080 della Nvidia e viva boia, dice, i giochi vi vanno alle stelle. Invece, infatti, sta uscendo anche la 790 tra un po'. Comunque, con le schede grafiche, l'Haswell aumenta a 2800, 2000, cioè, sì, 2000, che cazzo sto dicendo? 200 fps, una cosa del genere. Comunque, con Intel avete più fps, ma a me non mi interessa degli fps. Ok. Ho scelto AMD invece, dato che ha più core, cioè per fare video editing mi sembra un po' migliore di Intel, vabbè. Comunque l'ultimo core processore batte comunque l'AMD della Intel Hardware, ok. Beh, comunque lasciamo queste cose, ok, andiamo alla prossima cosa. RAM 8 GB, per ora ho preso un 8 GB di RAM, poi vorrei aumentarla fino a, non lo so, 16, forse anche 32 GB, dato che la mia scheda madre sopporta tutto. La mia scheda madre è un Asus M597 R.2.0 che sopporta tutto, per dire la verità, cioè poter fare il crossfire, dato che è l'AMD. Non so se posso fare anche l'SLI. Ok, vabbè, comunque sia. Poi sistema operativo 64 bit e basta, niente. Per farvi vedere le cose un po' più dettagliate, vi mettiamo un po' DXDiag. Ok, DXDiag è il programma per vedere tutte le cose, diciamo, per specificamente. Ok, ecco, come vedete ho un RAM 4.0 e il display, per ora ho un ATI Radeon perché mi dovrebbe ancora arrivare la scheda video, la GTX 650. Per ora ho comprato 650, poi la butterò tra 2 anni, una cosa del genere. Ok, ho la memoria di, vabbè, non me ne fotte, tanto lo butterò via adesso qui, cioè, non è che lo butterò, lo metterò nel vecchio PC, fine. Ok, ora vi farò vedere un po' di montaggi del mio PC vero e proprio. Quindi ecco un po' di scene prima del montaggio perché abbiamo fatto un bel po' di casino. Ok. Cioè, stiamo quando la mia... Che Possiamo cazzo me ne riprendere anche te? frega? Oh, guarda, lo metto su YouTube, Ma che cazzo me ne Va su frega? YouTube. Vai, Ci vuoi vedere il casino? Madonna, in dietreggia, che ne so, fai zoom out, zoom come si in. fa? Porca puttana. Vai, Come si fa? Così. Questa fotocamera non te la insegno come si usa. Nessuno? Così. Ecco, un po' di parte interna per fargli vedere. Ecco, questo è il dissipatore, questa è Con la la scheda Mattel madre. Hyper Evo Sì. 212 Plus Ecco. con
scatola in aggiunta. Sì, infatti. Tutti quanti sono all'aria calda dal hard disk, che saranno su questa fila qui, e anche il RAM, quindi i dissipatori sono stati messi in un modo tale che aspirano l'aria calda dall'interno e la buttano verso l'esterno. Quindi noi abbiamo qui tre ventilatori da 125 mm ciascuno, quindi uno ha il ruolo di aspirare l'aria dall'interno e buttarla fuori all'esterno. E l'altro ha il ruolo di fare figo. Ok. Stop un secondo. Sai che l'hai rovinato un po' quello che stavo dicendo. Come avete visto ragazzi, in questa scena abbiamo fatto un po' di casino, come vi abbiamo detto all'inizio, perché stavo spiegando come riprendere al mio fratello, e dato che lui non sa niente della camera, in videocamera, quindi ho dovuto fare tutto io, come sempre. Comunque, alla fine è stato interrotto il mio amico da lui, perché è sempre da mio fratello, perché ha detto una cazzata un'incazzata, perché lui dice sempre le cazzate mentre te parli. Comunque, come vi ha spiegato il mio amico, abbiamo preso come dissipatore un Cooler Master Evo 212, che è secondo me uno dei migliori, e non secondo me, ma molti lo usano perché è migliore, via. Fine, potete anche overclockare l'AMD con questo. Per chi non sa cosa volesse dire overclock, è una cosa molto dura da spiegare, quindi andate a vedere su Google. E in questo video ci sarà molte volte, cioè alcune volte che diremo andate a vedere su Google. Ok, continuiamo con il video. Ora dobbiamo attaccare. Cosa dobbiamo attaccare ora? Prima innanzitutto l'hard disk. Ok, io metterò un hard disk da 1 tera e uno da 500, che l'ho preso dal vecchio computer, quindi avrò due hard disk. Innanzitutto ora installiamo l'hard disk. Sì. Poi si fa tutto. Uno non so quanti giri fa, ma l'altro da 1 tera è di 7200 rpm. Allora, i fili funzionali, perché hanno questi separatori dei fili da dove possono far uscire i fili e tenere il computer tutto ordinato senza tanti fili in giro. Ok, l'hard disk. Ok ragazzi, questa scena l'ho tagliata un po' perché c'è per motivi miei personali. Quindi ripartiamo dal punto che il mio amico vi spiega cosa sono i bracket, a cosa serviranno, cosa si può fare in futuro, perché per lui in futuro succederà una cosa su quelle cose, perché a me mi sembra che ci sia anche adesso. Non so se è sbagliato a parlare una cosa del genere, però ok, non so che non abbia capito un cazzo, ok, diciamolo. Okay, comunque seguite il video che vi spiega cosa sono i bracket. Abbiamo i bracket dove possiamo mettere l'hard disk. È vero. I bracket ci servono non soltanto per appoggiare l'hard disk, ma per far tenerlo stretto così non fa oscillazioni. Sì, e ci serve anche perché in un futuro è possibile aggiungere una ventola da 125 mm per tenere freddo anche l'hard disk. Quindi, ok. Questo è un hard disk di Western Digital, 1 terabyte, SATA, con 64 MB di cache. Potresti spiegare cosa sono i cache? Per chi non lo sa, in 2 secondi. In 2 secondi per dire i cache, no, è difficile, non puoi spiegare. Chi non lo sa può andare su Google sempre a ricercare, o su Wikipedia, potete trovare sempre. O su Wikipedia. I cache ce l'hanno anche i processori. Processori, i RAM. Ah, a proposito di processore, abbiamo preso la AMD FX 8350. Che ormai l'ho aperto, ecco la scatola. Infatti abbiamo installato un po' di file, abbiamo litigato un po', come vi avevo detto prima. Niente altro. L'FX tra l'altro è un processore da 8 core. Sì, 4 GHz N1 standard e 4.2 mi sembra overclock. Bene. Ok ragazzi, in questa parte vi abbiamo fatto vedere anche la scatola del processore, dato che non possiamo farvi vedere il processore perché l'abbiamo già messo dentro il dissipatore. È un casino aprirlo, quindi fine.
Però vi dirò altre cose che abbiamo dovuto litigare moltissimo con questo nuovo PC. Alla fine del video vi dirò cosa è successo. Ok? Comunque, state a guardare il video, quindi non andate via perché vi devo raccontare la mia esperienza con il PC, perché il PC non è che ancora l'abbiamo acceso, eh. Quindi c'è da aspettare. Ok, andiamo avanti con il video. In questa parte mi sembra che dovremmo farvi vedere, cioè dire un po' di cose per i principianti che dovete fare, perché noi siamo i principianti, quindi anche voi siete principianti. Se fate il PC per la prima volta, senza che nessuno vi dica qualcosa, siete sempre principianti. Per i principianti, diciamo, è sempre meglio leggere manuale o consultare manuale. In quanto a volte non si sa esattamente. Ecco, vedi? Come noi non si stava capendo. Qui c'è scritto il front, quindi ora confrontiamo con il bracket. Ecco, qui c'è scritto il front, quindi l'hard disk andrà messo. Vedi, così registra. Ok, stiamo cercando di installare l'hard disk, è un po' complicato. Ecco, vedi? Ci serve. No. Stiamo cercando di Disquiz capire che booster cazzo stop fanno demo queste cose booster qua. remove. Questi qua. Si possono girare, ma Remove non the si può fare debug and assolutamente. booster case. Ok, abbiamo capito che queste cazzate non ci se queste cavolate non ci servono per l'hard disk, ma servono per l'optical drive, che sarebbe il DVD. Lettere DVD Lettore o DVD, quello che volete Blu-ray. mettere. Sì, ormai al DVD leggono il Blu-ray, ci sono alcuni che leggono tutti e due. Ok. O per il coso Per cosa? Che floppy disk, non lo usa se nessuno. c'è qualche ammiratore di vintage che c'ha dei A9. Parla in italiano, non in inglese. Non No, A9 capisco. particolari, per loro può essere sempre utile avere un floppy drive. Io non so chi siano questi della nave. A9 manga. Ah, ok. Quindi se c'è qualche fan particolare di anni 80 di A9 possono usare benissimo. Queste cose. Ok, ci vediamo tra un po', ragazzi. Sì, uno sotto, uno sopra, Sì. vedete insieme. Ecco il secondo disk. È meglio lasciare sempre un po' di spazio tra un hard disk e l'altro. Vero? Sì. Così, In se volete modo mettere tale un che. ventilatore, cioè, vi ritiene fresco tutte le cose, diciamo così. Ecco qua, abbiamo parlato 30 minuti di hard disk e sistemazione di hard disk, poi alla fine ci siamo riusciti a farli. Poi volevo aggiungere una cosa, che praticamente prima vi avevo detto che io aggiungerò due hard disk, uno da 1 TB e uno da 500. Poi alla fine ho deciso di non fare così, ho deciso di farmi per ora mettere 1 TB e basta, perché quello vecchio mi rimane senza hard disk. Dato che io non ho più hard disk, dovrei comprare sempre con 60 euro uno da 500, che potrei comprare con 10 euro in più uno da 1 TB. Dato che quello vecchio ha l'alimentatore di merda e non regge 1 TB, quindi ho dovuto mettere quello da 500 dentro quello. Fine. Che è finito qua. Poi ora stiamo sistemando l'alimentatore, quindi continuiamo con il video. Fine, cioè. Perché sto dicendo sempre fine, fine? Non lo so. Ora stiamo montando l'alimentatore. Joyce ci sta dando da fare. Quindi ci vediamo. Che cazzo sto dicendo? E questo era tutto di quello che sono riuscito a riprendere dal montaggio, perché non sono andato oltre, perché abbiamo fatto solo un sacco di epic fail, perché vi racconto tutto ora. Dopo che abbiamo fatto tutti i collegamenti e per la prima volta accendiamo il mio PC e parte, si spenge dopo 20 secondi. Viene la scritta Asus, dato che la mia scheda madre è dell'Asus, poi dopo 20 secondi si spenge. Poi per prima volta abbiamo dato la colpa a tre componenti. Prima abbiamo dato la colpa al mio scheda video vecchio, dato che la mia scheda video vecchio si riscaldava troppo e a volte si spengeva, una cosa del genere. Poi abbiamo dato al processore, dato che non abbiamo usato il
la cosa termica, quella liquida, come l'ho chiamata, non mi viene, pasta termica. E abbiamo usato invece il pad termico, che è praticamente l'adesivo termico, cioè che fa schifo, abbiamo capito che fa schifo. Ok, e abbiamo messo quello lì e non funzionava. Poi abbiamo visto che, dato che nella mia scheda madre c'è il DDRM, un bottone per la memoria, perché c'è una luce nella scheda madre, se mettete per sbaglio, cioè mettete la memoria RAM, non vi funziona una cosa del genere, vi fa quella lucina per farvi segnalare che avete un problema nell'RAM, o vi fa, le schede madre di solito fanno il rumore, in base ai rumori che fanno, per esempio fa tic tic, è una cosa che è problema in RAM, cioè sono come dei codici Morse, per chi non sa cosa sono i codici Morse può andare a vedere su internet, e anche le schede madre vi dà dei segnali attraverso questi, come posso dire, suoni. Ok, a parte questa cosa, poi, dato che quel giorno il mio amico doveva andare via, non aveva più tempo, lui è andato via il giorno dopo, è ritornato, cioè praticamente sono andato io a casa sua per portarlo fuori da casa sua. Ok, poi praticamente abbiamo visto che abbiamo fatto un epic fail, abbiamo messo il RAM all'incontrario. Ci credete, RAM all'incontrario? Ok, dopo, vabbè, però anche cambiando i RAM, permettendo bene, abbiamo acceso e sempre dopo 20 secondi, pum, si spenge. Poi praticamente abbiamo capito che praticamente era problema il pad termico, come vi ho detto, che fa schifo, e dopo abbiamo capito che fa veramente schifo. Abbiamo messo quello a liquido, cacchio si chiama, pasta termica, ecco. Dopo aver messo la pasta termica, tutto funziona bene. E per chi vuole sapere perché il computer si spengeva, perché quando accendete per la prima volta, cioè accendete il PC, il processore praticamente vi dà più di 50-60 gradi, una cosa del genere. Se se il vostro dissipatore non riesce a levare tutto quel calore o spanderlo nella cassa, diciamo, una cosa del genere, cioè levarlo dal processore, e il processore vi dà 20 secondi per farvi capire che c'è qualcosa che non va, quindi dopo 20 secondi si spenge così automaticamente. Ok, poi praticamente dopo il coso del processore abbiamo voluto riattaccare tutto, e cosa guardiamo? Abbiamo montato tutti quegli hard disk, era tutto inutile perché l'hard disk da 1 tera non funzionava, e che palle, in quel momento ho detto io. Cioè, poi alla fine abbiamo litigato 2 giorni o 1 giorno e mezzo con l'hard disk per formattare, riuscire a formattare. Abbiamo usato Windows XP, Windows 7, 8, tutti i Windows che potevamo usarli, e non ci siamo riusciti a formattarlo perché era un problema di formattazione. Perché quando mi hanno mandato nel BIOS, per chi non sa cos'è il BIOS, vado sempre su Google, controllo su Wikipedia, il BIOS mi diceva che il mio hard disk era 0.0 terabyte, invece, come vi avevo fatto vedere, era 1 terabyte, quindi lui lo la BIOS almeno me lo riconosceva, però quando andavo su Windows 8, su Disk Management, o manutenzione disco, una cosa del genere, lì praticamente mi faceva vedere niente, zero. Poi praticamente per ora ho sabotato, diciamo, il vecchio PC, e ho messo il vecchio hard disk sempre nel nuovo per usarlo per qualche giorno finché quello non mi riarriva, quindi, perché dato che quello l'ho spedito attraverso TNT, fine. Poi niente, ora sto usando con l'hard disk vecchio, poi mi doveva arrivare ancora cioè la scheda video, volevo dire, scheda video, che basta, fine. Quindi, cioè, il PC non è proprio al completo del completo. Fine, questo video finisce qua. Quindi, ciao a tutti ragazzi, e ci vediamo in un altro nuovo video. Da Rector è tutto, ciao.